Al via da oggi 27 novembre i test rapidi antigene in provincia dell'Aquila. Le postazioni per poter effettuare il tampone nasofaringeo saranno allestite nei comuni di Castel di Sangro, Cerchio, Gioia de Marsi, Luco de Marsi, Magliano de Marsi, Montereale, Ortucchio, Pesco Costanzo, Rocca Pia, San Benedetto de Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Scoppito, Tione degli Abruzzi e Trasacco. L'obiettivo è quello dello screening su quante più persone possibile. Chiunque infatti può andare a fare il test, purché abbia più di 6 anni d'età. È totalmente gratuito, occorrerà solo avere con sé la propria tessera sanitaria e carta d'identità e entro 3 ore arriverà il risultato. Le postazioni per i test rimarranno attive fino al 6 di dicembre. Questo è il progetto della ASL aquilana dopo i preoccupanti focolai del virus nelle aree interne della regione. Gli operatori sanitari però ricordano che non può partecipare, ma anzi deve rimanere a casa chi presenta sintomi o in malattia per qualsiasi altro motivo, chi è sottoposto a misure di isolamento o quarantena e chi è già in attesa del risultato di un tampone molecolare. Ecco Presidente, oggi iniziano questi test di screening anche in provincia dell'Aquila, un passo importante per mappare il Covid-19 in Abruzzo. Lo riteniamo un passo decisivo. La regione Abruzzo, dopo l'esperimento della provincia autonoma di Bolzano, è la prima regione in Italia che dà via a questo screening massivo, partendo dalla provincia aquilana, che è quella più colpita. A mano faremo questo lavoro su tutta la regione e su tutte le province. E io invito tutti i cittadini ad aderire, naturalmente è uno screening volontario, nessuno viene obbligato a farsi un tampone, ma attraverso questo tampone antigenico rapido che nel giro di un quarto d'ora dà un risultato ad oggi sufficientemente attendibile. Abbiamo dovuto attendere ovviamente che il Ministero della Salute e gli organismi nazionali e comunitari dessero delle risposte su questi tamponi. Potremmo intercettare precocemente tutti i positivi, soprattutto gli asintomatici, che sono quelli più difficili da trovare, e mettere in sicurezza il territorio. Peraltro, a differenza della provincia autonoma di Bolzano, la regione Abruzzo, a tutti quelli che verranno trovati positivi, oltre a metterli subito in isolamento, gli faremo poi il tampone molecolare di conferma successivo per dare ulteriore validità scientifica e medica e diagnostica a questo screening. E oggi partono questi test screening in provincia dell'Aquila, il Presidente l'ha detto, un punto fondamentale di questa mappatura, anche lei è d'accordo su questo? Sì, senz'altro sono d'accordo, è uno screening, è un esperimento che stiamo facendo nella provincia dell'Aquila, ma soprattutto parte da in questi giorni un grande risultato, abbiamo ottenuto un grande obiettivo che è quello di permettere a tutti i laboratori accreditati e autorizzati di poter effettuare i tamponi, e lo possono fare sia coloro che fanno parte di un tracciamento, quindi che hanno quella che è la cosiddetta ricetta, ma anche coloro che liberamente scelgono di poterlo effettuare, quindi un grande traguardo nella nostra regione.